comunque direi che fare la bici faccia bene al fisico, ne stiamo parlando qui nel convegno, però è chiaro che va fatto secondo le proprie possibilità, non è che siamo tutti uguali. Diamo dei suggerimenti, c'è un'età per iniziare, per smettere? Beh, direi adesso i ragazzini possono cominciare a correre, che non so che organizzazione ci sia qui, ma da noi ci sono già le gare delle categorie dei giovanissimi che vanno dai 7 ai 12 anni, poi ci sono le categorie ufficiali che vanno dai 12 ai 20 anni, praticamente gli esordienti, allievi, dilettanti, juniores. E lì, se si parla di sport agonistico, c'è tutto un percorso da fare. Però chi vuol fare bici per passatempo lo può fare dappertutto. È chiaro che ci vuole un minimo di istruzione quasi come farlo lo sport, perché non si può pretendere di essere tutto un colpo atletico. Da un campione, tra i suggerimenti. Allora. Si deve cominciare per gradi. Chiaramente se si fa il ciclismo bisogna avere prima di tutto una bicicletta più o meno della misura propria, perché non sono tutti uguali i fisici, no? Poi bisogna calibrare lo sforzo in base anche alle attitudini e le caratteristiche fisiche che uno si ritrova, e questo va fatto sempre per gradi. Non si può partire a fare 50 km e dopo magari non andare più, è meglio farne, cominciare con 20-30 e poi aumentare pian piano. No, prima di tutto ho trovato, a parte i posti che sono bellissimi, ho trovato anche della gente molto, molto la mano, partendo già dal nostro Mario Rizzo. Si è allenato durante questo anno? Mi sa ultimamente meno, perché è un po' in campagna elettorale. E quindi mi ha detto che non ha tempo, però uno che sono convinto che si impegna. Allora sono ritornato anche perché mi fa piacere che io l'anno scorso avevo detto di approfittarne appunto della tappa del Giro d'Italia e poi non dimenticare gli sforzi che hanno fatto per farla arrivare, quindi proseguire anche con le pedalate. Vedo che la cosa si è avverata, sicuramente l'anno scorso eravamo una quarantina, quest'anno si è sentito che siamo un centinaio, l'anno prossimo sono convinto che la faranno ancora, saremo 200-300, ma ne vale la pena perché voi avete dei bei posti. Quindi noi siamo contenti perché anche il Cilento stesso, che ha tante potenzialità, ha bisogno di qualcuno che possa propagandare queste potenzialità. E sport, benessere e turismo, che era il titolo del convegno, insomma va proprio a pennello per quello che è il nostro territorio, dove c'è cultura, benessere, dieta mediterranea e perché no anche turismo. Abbiamo ascoltato anche i campioni, in modo particolare Motta, e ai nostri microfoni si è impegnato, ecco, a sostenere questo vostro sogno, quello di far diventare questo territorio punto di riferimento per gli amanti della bicicletta. Ma non solo, ma anche una possibilità di sviluppo. Io, come ebbi modo di dire proprio insomma alla vostra emittente di ritorno da Milano, dovevamo fare in modo tale che il giro non passasse soltanto, questo nell'ottobre del 2012, e ricordavo al convegno stasera ricordavo a Moser e a Motta che stavamo lavorando insieme a Mauro Vegni, direttore del Giro, per fare in modo tale da portare qualche squadra a svernare qua nel mese di febbraio, e perché no di iniziare di ripetere la Sorrento Marina di Ascea e di farla diventare una classica alla stessa stregua di quello che è la Milano-Sanremo. Sì, io stasera ho lanciato il concetto della cultura della non sedentarietà con lo sport come una compressa,
come una compressa, perché talvolta può far tanto, può prevenire le patologie cardiovascolari. E forse Ascea, il territorio di Ascea sta diventando probabilmente, con questa manifestazione che si ripete quest'anno per il secondo anno consecutivo, un centro per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e per, soprattutto per lanciare e divulgare il concetto della cultura della non sedentarietà. Abbiamo due campioni che ci stanno seguendo e che ci affiancano in questo emozionante progetto con il dottor Mario Rizzo, e che veramente ci vogliono bene, quindi ci seguono, e noi speriamo che diventi un polo di aggregazione anche per le squadre di ciclisti un po' più affermati. Mi ha fatto piacere incontrare tanti amici, ma soprattutto far capire come la prevenzione è meglio della terapia di ogni tipo di malattia, e quando si invitano le persone alla prevenzione in tutti gli ambienti, scolastico, di lavoro, si fa sempre del bene. Occorre però che cambi la mentalità di tutti quanti noi. Allora, andare sì in bici, però naturalmente prepararsi, non improvvisare. Se si tiene presente che anche molti cardiopatici, nefropatici possono fare alcuni tipi di attività senza improvvisazione, vuol dire che niente è impossibile, fermo restando che ci vuole il più elementare controllo clinico, almeno precedente ogni tipo di attività. Beh, siamo allo Sciabecco, ci siamo trasferiti aspettando che arrivino i campioni. Iniziamo un pochino a presentare questo buffet dedicato a degli sportivi, quindi un'attenzione in più l'abbiamo messa. Chiaramente, che cosa abbiamo preparato rispettando la tradizione cilentana? Allora, diciamo che in linea di massima abbiamo comunque usato dei prodotti, cioè abbiamo usato del pesce, quindi abbiamo usato delle alici, anche se noi ci piace rivisitare un po' tutto quello che facciamo. Allora, questo qui è un involtino di alici e zucchine con mozzarella di bufala, naturalmente questo è un bocconcino di bufala, questo invece è un'insalatina di polpo con verdurine croccanti. Poi qui invece abbiamo un'insalata di sedano e melone con un cannolo farcito di orata e gamberi. Qua sopra invece abbiamo delle polpettine di alici e di baccalà e patate. Baccalà e patate, mia moglie mi ha influenzato perché è brasiliana, quindi ho dovuto metterci qualcosa. Sono i nostri prodotti, i nostri piatti leggermente rivisti. Chiaro, rivisitati. Gli assaggini. È quello che a noi ci piace fare, rivisitare un po' quello che facciamo. Belli sicuramente anche da vedere, che oltre ad essere ottimi da gusto. Chiaramente è importante, qui ci ripetiamo, qui invece abbiamo del cacio ricotta di capra con la melassa. Siamo già al dolce, sì, giusto? Sì, siamo al dolce, mancano anche dei piatti ancora che usciranno caldi, giustamente. Qui invece sono delle ricottine alla melassa di fichi, e qui invece sono delle sfogliate con un ripieno di ricotta e fico bianco del Cilento. Beh, la vostra è proprio una passione, ecco, lavoro sì, però anche una grande passione, altrimenti non si potrebbero ottenere questi risultati. Mettiamo passione in tutto quello che facciamo, perché abbiamo intrapreso questa strada e vogliamo portarla avanti con qualità, anche perché crediamo che forse sia proprio la qualità che non è che manca, ma dovremmo sfruttare un po' di più. Ecco. Di bellezze ne abbiamo tante, delle volte questo ci fa cullare un po' e quindi tralasciamo un po' il nostro impegno, che dovrebbe essere fondamentale. La gastronomia è una risorsa di questo sicuro. Oltre al mare, oltre agli ambienti. Sicuramente la gastronomia ha un ruolo importantissimo in quello che è la nostra offerta turistica. Chiaramente noi cerchiamo, anche stando in un posto bellissimo di mare, dobbiamo comunque sfruttarla come meglio possiamo. Sono operatore turistico, il ponte del 25 è andato, Pasqua e Pasquetta pure, c'è il primo maggio, ma questa stagione estiva come si presenta? Io spero che si presenti, no, non è come si presenta, ce l'aspettiamo bene, bella, speriamo che sia proficua per tutti, abbiamo bisogno tutti di poter lavorare, abbiamo bisogno di essere positivi, abbiamo bisogno di essere propositivi prima di tutto. Pensare in positivo. Io penso positivo, infatti tutto quello che faccio è votato alla positività, altrimenti stavo da un'altra parte.
fare queste pedalate non serve essere campioni, basta saper andare in bicicletta e questo è quello che faremo oggi, insomma sarà una pedalata, vedo che gli atleti qua non vedo, ce ne sarà qualcuno che va forte, ma non mi pare che ci siano, ecco, fisicamente c'è qualcuno vedo che può essere un po' più pericoloso, ma gli altri insomma sono un po' scarsi. Pedalare è certamente bello in compagnia, ma si può farlo anche da soli. E in Italia abbiamo molte strade, sia in salita che in pianura, qui siamo al mare, però alle spalle abbiamo i monti dove ci potremo sfogare un po'. E dietro a quella curva è sempre più distante. Corso bellissimo, sono gli ultimi 50 km della tappa del Giro d'Italia dell'anno scorso, quindi speriamo bene, l'importante è che non piova, la giornata, come ho detto prima, sembra che tiene, il mare è bello, facciamo gli ultimi 50 km della tappa del Giro d'Italia dell'anno scorso, quindi c'entro una bella salitina di un 10-12 km, poi con altrettanta discesa. Proprio paura e non servono le taglie. Basta il coraggio, santo il bandito, ha troppo vantaggio. Quando di ritorno a ottobre del 2012 da Milano dicemmo che il Giro d'Italia non doveva rappresentare soltanto un evento di passaggio, era questo che volevamo intendere, cioè nel senso che siamo alla seconda edizione della pedalata col campione, oggi abbiamo la fortuna di avere oltre che Gianni Motta anche Francesco Moser, che è nella mente di quelli giovani per quello che ha fatto, e noi ci auguriamo che loro stessi siano dei megafoni, degli amplificatori di quelli che sono i nostri territori, di uno sport, il ciclismo, dove è uno sport di squadra ma dove a vincere uno solo, uno sport fatto di sofferenza ma fatto anche di degustazione e di apprezzamento di quelle che sono le bellezze del territorio. Una passeggiata, una ciclopedalata per il territorio che ripercorrerà gli ultimi chilometri della terza tappa del Giro d'Italia che l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare con l'arrivo la Sorrento Ascea. Che dire, il ciclismo è un momento di partecipazione, un momento per il territorio di essere visitato, speriamo che la terza edizione, quella dell'anno prossimo, ci dia la possibilità di dare a tutti gli appassionati il modo di vivere questo sport bellissimo. Benissimo, ci stiamo divertendo, siamo stati molto contenti di venire anche fin da Sant'Antonio Abate per onorare questa giornata. Il tempo non ci sta accompagnando alla grande, sarebbe meglio una bella giornata di primavera, però la stiamo facendo noi la giornata di primavera. Abbiamo parlato anche di non solo di ciclismo, ma anche di altre cose, ad esempio Moser ha ammirato molto le piante di castagne presenti a Mandia, anche perché lui è produttore agricolo, quindi abbastanza esperto in materia.